Per anni, quando il Francavilla del compianto presidente Emidio Luciani arrivò a giocarsi perfino un match di Coppa Italia a San Siro con l'Inter, dal settore giovanile uscivano talenti in serie. Oggi, grazie anche alla spinta del neoproprietario Francesco Saia, il sodalizio giallorosso punta senza mezzi termini a rilanciare il settore giovanile e a far risalire dalla promozione la prima squadra. Il direttore generale Francesco Prospero, volto noto del calcio nostrano, presenta il progetto che punta da subito in alto. Nel momento in cui il dottor Saia ha deciso di fare questa esperienza di calcio, puntando decisamente sul settore giovanile e sulla scuola calcio, chiaramente senza assolutamente trascurare il discorso prima squadra, che comunque rientra in dei programmi ambiziosi della società. L'obiettivo è quello di raggiungere traguardi importanti, con la speranza di riuscire a portare il settore giovanile alla scuola calcio del Francavilla, dove merita. Tappa importante di questo percorso è l'affiliazione all'Atalanta, nella cui academy lavora Andrea Di Cintio, pescarese, che 35 anni fa fece il grande salto dalla Renato Curi al club orobico e che ora, appese le scarpette al chiodo, spiega come emularlo. La nostra collaborazione prevede di fare un percorso formativo, okay, dove noi cerchiamo di proporre il nostro modo di essere, il nostro modo di fare calcio con i bambini, in modo tale che i tesserati delle società affiliate possano trovare degli spunti di riflessione o delle opportunità per poter poi operare nel modo opportuno con le loro formazioni.